buongiorno, grazie per essere qua. Per me personalmente è una conferenza stampa che mi dà una soddisfazione particolare, perché presento un giocatore che conosco bene, che abbiamo come società voluto fortissimamente. Siamo arrivati a questo mercato di gennaio con un'idea fissa, che era quella di Andrea Caraccio. Sapevamo che non sarebbe stato facile riuscire a portarlo da noi, perché non eravamo gli unici ad aver avuto questa idea qui, e il fatto che sia qui e sia qui addirittura oggi è il 5 gennaio è una cosa che ci riempie di soddisfazione e anche di orgoglio, no? Buongiorno a tutti, volevo ringraziare il direttore perché ha iniziato a dicembre a chiamarmi per portarmi qua, quindi è stato molto importante. Ringrazio lui, ringrazio la società che ha fatto degli sforzi, anche loro hanno fatto degli sforzi per portarmi qua. Quindi detto questo, con i ringraziamenti, spero di contraccambiare con quello che tutti ci aspettiamo, ovvero con i gol e le prestazioni e la salvezza finale. Io ho trovato delle difficoltà perché non ho fatto il ritiro precampionato con il Brescia. Siccome ero sul mercato, mi hanno convocato anche una settimana in ritardo. Insomma, poche parole, mi sono allenato pochissimo nel mese di agosto, quindi poi l'ho pagata. Avendo anche un fisico così, sono uno che ci mette un po' a entrare in forma. Quindi quando poi mi è stata data la possibilità di giocare non ho convinto. Quindi poi quando in una piazza come Genoa, dove sono passati tantissimi campioni, arriva uno nuovo e non è capace sin da subito a mostrare le proprie capacità, magari inizia con un handicap. Poi nel momento in cui stavo bene, diciamo che c'è stato quel Genoa-Novara in cui io arrivavo da un mese di allenamento dove mi riusciva di tutto, stavo veramente bene. Arrivata la partita non sono riuscito a fare bene e lì c'è stata, credo, la bocciatura finale. Però devo dire che mi sono sempre allenato, poi al Genoa sono sempre impegnato e ho una gran voglia di dimostrare a tutti che non sono quello che loro hanno visto. Io comunque sono Caracciolo, gol in Serie A ne ho fatti, quindi è normale che se questa società che deve salvarsi ha puntato così tanto su di me perché si aspetta dei gol. Ed è normale che io sono venuto qui per fare tanti gol, perché potevo benissimo stare a Genova, vivacchiare magari tra la panchina e la tribuna e godermi il sole di Genova. Invece ho deciso di venire qua, rimettermi in gioco e di dimostrare che so fare i gol. Io avevo visto tutta la partita contro l'Inter del Novara qui a Novara, mi aveva impressionato. Poi non ho visto per esempio la partita con la Lazio, che mi hanno detto che è stato meglio. Però sicuramente è una squadra che gioca, che crea. Però il mio obiettivo, è, siccome vengo da 6 mesi non facili al Genoa, è quello di fare i prossimi 6 mesi alla grande. Una volta fatti questi 6 mesi con tanti gol e con la salvezza raggiunta, allora penseremo a quello che potrà succedere. Però il mio obiettivo primario è quello di fare bene, per me e per la squadra. Questa deve essere una curiosità. E che ricordo ha della sua esperienza a Vercelli? Ho fatto 6 mesi, hanno fatto i playoff. Avevo iniziato giocando pochino, però nei playoff avevo fatto bene. Con chi giocavo? C'era in attacco, c'era Mirabelli, Andorno. Quindi se lo ricorda questo? Sì, sì. Poi ha giocato anche contro il Novara, no? No, con Novara no. Sì? Sì? No. Non me la ricordo. Se tu dici Magretti, puoi stare tranquillo. Hai giocato contro il Novara. No, ho fatto 0 gol a Provercelli. Non hai fatto l'altro? No. Hai fatto bene. Noi siamo arrivati a questo mercato con degli obiettivi ben precisi, che abbiamo comunicato anche a voi, lo sapete, quello di rinforzare la squadra mettendo possibilmente un tassello per il reparto, no? E Andrea è il primo che presentiamo ufficialmente, però siamo vicinissimi al completamento delle operazioni che riguardano anche gli altri giocatori, il difensore e il centrocampista. Quindi questo è il nostro era il nostro primo obiettivo e raggiungerlo ci appaga e ci soddisfa. Detto questo, il mercato si è aperto l'altro ieri e dura fino al 31 gennaio.
ci siamo, sappiamo che possono presentarsi durante questo mese dell'opportunità e quindi se così sarà cercheremo di prenderle. Però l'obiettivo era rinforzare la squadra con tre innesti, lo faremo rapidissimamente, che era il secondo obiettivo, anche se non è fondamentale, perché dico, lasciatemi una banalità, è meglio fare tardi e bene piuttosto che presto e male, però se si riesce a fare presto e bene, tanto meglio, questo era il nostro obiettivo più grande e siamo convinti di averlo centrato. Il resto, Mascara o chi altri, si vedrà a seconda di che mercato salterà fuori.